La nostra lettura, come sapete, oggi leggiamo il canto 32 del Paradiso. Giovedì prossimo, essendo festivo, facciamo una pausa e riprendiamo fiato per leggere il 15, il 15 dicembre, l'ultimissimo canto. Affetto al suo piacer, quel contemplante libero ufficio di dottore assunse e cominciò queste parole sante. La piaga che Maria richiuse unse, quella che è tanto bella dai suoi piedi, ecco lei che l'aperse e che la punse. Nell'ordine che fanno i terzi sedi, siede Rachel di sotto da costei, con Beatrice, siccome tu vedi. Sara e Rebecca, Judith, ecco lei che fu bisava il cantor che per doglia del fallo disse miserere mei, puoi tu veder così di soglia in soglia, più digradar, com'io a cap proprio nome vo per la rosa giù di foglia in foglia. E dal settimo grado in giù, siccome fino adesso succedono ebree, dirimendo del fior tutte le chiome, perché secondo lo sguardo che fe la fede in Cristo, queste sono il muro a che si parton le sacre scalee. Da questa parte, onde il fiore è maturo di tutte le sue foglie, sono assisi quei che credettero in Cristo venturo. Dall'altra parte, onde sono intercisi di voti semicirculi, si stanno quei che a Cristo venuto eberli visi. E come quinci il glorioso scanno della Donna del Cielo e gli altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno, così di contra quel del gran Giovanni che sempre santo il deserto, il martiro sofferse e poi l'inferno da 2 anni. E sotto lui così cerner sortiro Francesco, Benedetto e Agostino e altri fin qua giù di giro in giro. Or mira l'alto provveder divino, che l'uno e l'altro aspetto della fede ugualmente empierà questo giardino. E sappi che dal grado in giù che fiede a mezzo il tratto le due discrezioni, per nullo proprio merito si siede, ma per l'altrui con certe condizioni, che tutti questi sono spiriti asciolti prima che avesser vere lezioni. Ben te ne puoi accorger per i volti e anche per le voci puerili, se tu li guardi bene e se li ascolti. Or dubbi tu, e dubitando ossili, ma io ti scioglierò il forte legame in che ti stringor li pensier sottili. Dentro all'ampiezza di questo reame casual punto non puote aver sito, se non come tristizia o sete o fame, che per eterna legge è stabilito quantunque vedi, sì che giustamente ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente a vera vita non è sine causa, intra sé qui più e meno eccellente. Lo regge per cui questo regno pausa, in tanto amore, in tanto diletto, che nulla volontà è di più ausa, le menti tue nel suo lieto aspetto, creando a suo piacer di grazia dota, diversamente, e qui basti l'effetto. E ciò espresso e chiaro vi si nota nella scrittura santa in quei gemelli che nella madre ebber l'ira commota. Farò secondo il color di capelli, di cotal grazia l'altissimo lume, degnamente convien che si incappelli. Dunque, senza mercé di lor costume, locati son per gradi differenti, sol differente, differendo nel primiero acume. Bastavasi nei secoli recenti con l'innocenza per aver salute solamente la fede dei parenti, poi che le prime etadi fuor compiute, convenne ai maschi all'innocenti penne per circuncidere acquistar virtute. Ma poi che il tempo della grazia venne, senza battesimo perfetto di Cristo, tal innocenza laggiù si ritenne. Riguardo mai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo.
Io vidi sopra lei tanta allegrezza piover, portata nelle menti sante, create a trasvolar per quell'altezza, che quantunque avea visto davante, di tanta ammirazione non mi sospese, né mi mostrò di Dio tanto sembiante. E quello amor che primo lì discese, cantando Ave Maria grazia plena, dinanzi a lei le sue ali distese. Rispose alla divina cantilena da tutte parti la beata corte, sì che ogni vista sen fe più serena. O Santo Padre, che per me comporte l'esser quaggiù, lasciando il dolce loco nel qual tu siedi per eterna sorte, qual è quell'angel che con tanto gioco guarda negli occhi la nostra regina, innamorato sì che par di fuoco? Così ricorsi ancora alla dottrina di colui che abbelliva di Maria come del sole stella mattutina. Ed elle a me, baldezza e leggiadria, quant'esser puote in angelo e in alma, tutta è in lui, e si volem che sia, perché lì è quelli che portò la palma, giuso a Maria, quando il figliol di Dio carcarsi volse della nostra salma. Ma vieni ormai con gli occhi, siccome io andrò parlando e nota i gran patrici di questo imperio giustissimo e pio. Quei due che seggo lassù più felici, per esser propinquissimi ad Augusta, son d'esta rosa quasi due radici. Colui che da sinistra le s'aggiusta è il padre per lo cui ardito gusto l'umana specie tanto amaro gusta. Dal destro vedi quel padre vetusto di Santa Chiesa a cui Cristo le chiavi raccomandò di questo fior venusto. E quei che vide tutti i tempi gravi pria che morisse, della bella sposa che s'acquistò con la lancia e coi clavi, siede lunghesso e lungo l'altro posa, quel duca sotto cui visse di manna la gente ingrata, mobile e retrosa. Di contrapiero vedi sedere Anna, tanto contenta di mirar sua figlia che non muove occhio per cantare Osanna. E contro al maggior padre di famiglia siede Lucia, che mosse alla tua donna quando chinavi a rovinar le ciglia. Ma perché il tempo fugge che t'asonna, qui farem punto come buon sartore che com'egli ha del panno fa la gonna. E drizzeremo gli occhi al primo amore, sì che guardando verso lui penetri quant'è possibile per lo suo fulgore. Veramente, e forse tutta retri movendola lì tu e credendo oltrarti, orando grazia conven che si impetri grazia da quella che pote aiutarti. E tu mi seguirai con l'affezione, sì che dal dicer mio lo cor non parti. E cominciò questa santa orazione. Allora, ricordiamo prima di riprendere la spiegazione che avevamo lasciato Dante e San Bernardo, quest'ultima guida di Dante che è subentrata al compito di Beatrice. Nel mezzo di questa sorta di anfiteatro, presentata come una rosa i cui petali sono i salvati, che sono tutti attorno appunto a questo giallo centrale in cui si trova ora il pellegrino. E quindi quel contemplante, cui si riferisce il primo verso, è appunto San Bernardo, che come si è detto nel canto precedente, era stato caratterizzato per questa grande apertura della propria anima alla contemplazione in modo di aver capito ancora in vita tante cose sull'empireo. Quindi inizia il canto, affetto al suo piacere, quel contemplante libero ufficio di dottore assunse e cominciò queste parole sante, cioè assorto nel proprio piacere, San Bernardo, quel contemplante di Dio, assunse il compito di dottore, quindi di maestro, liberamente, senza che Dante glielo chiedesse, e cominciò queste parole sante. Questo terzo verso, come vedremo alla fine della lezione,
in qualche modo racchiude tutto questo discorso che terrà San Bernardo in questo canto in una sorta di cornice, perché alla fine il Dante poeta appunto annuncia con un verso molto simile che San Bernardo comincerà una preghiera santa che annuncia attraverso due punti la preghiera che farà alla Vergine nell'ultimo canto. E quindi è come se cominciasse una sorta di cornice. E allora Bernardo comincia a segnalare a Dante quali sono le anime più importanti che lui sta vedendo eccezionalmente, come avevamo detto, in corpo e anima con il corpo risorto. E la prima cosa che diciamo presenta è il rapporto tradizionalmente vincolato tra Eva e Maria, e lo dice così al verso quarto: la piaga che Maria richiuse e unse, quella che è tanto bella dai suoi piedi, ecco lei che la perse e che la punse. Cioè, la piaga, che chiaramente è il peccato originale, che Maria con un unguento ricucì la ferita, chiaramente dando il proprio ventre per la venuta di Cristo. Quella che si siede ai suoi piedi, quindi che occupa il seggio inferiore al suo, ma nella stessa fila dei troni, è quella bella Eva, appunto, che aveva aperto e ferito questa piaga. Entrambi i versi, il quarto e il sesto, presentano i verbi nell'ordine inverso rispetto a come si diedero nella storia, attraverso questa figura retorica dell'isteron proteron che abbiamo notato più volte, quasi suggerendo il carattere provvidenziale della culpa felix, e cioè il fatto che nel piano insondabile di Dio l'incarnazione di Cristo era prevista fin dall'inizio come rimedio alla colpa originale di Eva e Adamo. E quindi sta dicendo, vi ricordate che Dante aveva notato che i seggi superiori di tutta questa rosa erano particolarmente luminosi, e quindi ha cominciato da Maria, che è dove Dante ha concentrato lo sguardo alla fine del canto precedente, a segnalare le anime verso il basso che appartengono alla stessa fila verticale dei seggi, il cui trono più alto è occupato appunto da Maria. Quindi quella che è seduta seconda ai suoi piedi è Eva. E al verso settimo continua a segnalare come scendono sempre nella stessa fila le donne di questa, diciamo, colonna iniziata da Maria e Eva. Nell'ordine che fanno i terzi sé, di siede Rachel di sotto da costei con Beatrice, siccome tu vedi. Cioè nell'ordine terzo, cominciando dall'alto, e sempre, diciamo, seguendo la fila Maria e Eva, siede Rachele, la seconda moglie di Giacobbe. Vi ricordate che ne abbiamo parlato a proposito dell'ultimo sogno che Dante fa nel Purgatorio, che si racconta nel canto 27, dove lui aveva visto questa donna che raccoglieva i fiori, che era Lia, e aveva presentato Rachele come simbolo della vita contemplativa, e avevamo detto che, come gli altri sogni purgatoriali, aveva un carattere veritiero perché fatto all'alba, e avevamo visto poi la comparsa di Matelda, probabilmente raffigurata nel sogno da Lia, e poi di Beatrice, probabilmente raffigurata appunto da Rachele. E infatti noi avevamo visto, vi ricordate, nel canto scorso, che Bernardo
quando aveva segnalato Beatrice davanti alla domanda di Dante, dov'ella, cioè dov'è lei, aveva detto la vedi lì accanto a Rachele. E infatti anche qua fa vedere che Beatrice è spostata rispetto a quest'ilera che sta mostrando, ma appartiene al terzo livello, contando dall'alto, accanto appunto a questa importantissima donna ebrea, Rachele, questa bellissima moglie sterile ma bella per la quale Giacobbe aveva lottato tanto. E sotto, verso decimo, Sara e Rebecca, Judith, e colei che fu bisava il cantor che per doglia del fallo disse miserere mei, poi tu veder così di soglia in soglia più digradar com'io che a proprio nome vo per la rosa giù di foglia in foglia. Cioè Bernardo dice, se man mano che io vado dicendo i nomi, tu vai scendendo con la vista di gradino in gradino, potrai individuare queste donne ebree che ti sto nominando. Cioè sotto l'ordine allora iniziava con Maria, donna ebrea, che poi diciamo fu la catena, l'anello della catena verso il cristianesimo. Sotto di lei Eva, quella che aveva causato il peccato, per cui dovette esserci appunto questa redenzione. E sotto queste donne ebree, Rachele, Sara, la moglie di Abramo, Rebecca, la moglie di Isacco, Judith, quella che aveva liberato il popolo ebraico uccidendo Oloferne, e poi Ruth, nominata qua attraverso questa perifrasi, quella che fu la bisnonna di David, cioè del re che aveva cantato, vi ricordate che si attribuivano a David appunto i salmi, che per dolore del proprio peccato, il peccato è l'adulterio con Bezzabea e l'uccisione di suo marito Uria per sposarla, aveva cantato Miserere mei, cioè il famosissimo Salmo 50, che non a caso è, diciamo, questo miserere è la prima parola, non so se ricordate, che Dante pronunciò come pellegrino nella selva, miserere di me. No? Aveva domandato, cioè aiuto appunto a Virgilio nella selva oscura. Dico non a caso perché è interessante come questa presentazione che sta facendo Bernardo delle anime più importanti della Rosa Celeste siano ogni tanto vincolate alla vicenda individuale di Dante. Intanto ha spostato lo sguardo da questa fila principale che sta presentando per indicare che Beatrice, che chiaramente è una donna importante per Dante, ma che non ci sarebbe in mezzo, insomma, a queste donne ebree, siede accanto, a Rachele. Intanto ci annuncia che accanto a questa fila ci sono anche dei cristiani, perché chiaramente Beatrice fa parte dei salvati dopo Cristo. Ma poi questo ricordo appunto del miserere di David in qualche modo risuonerà nella mente di Dante come la propria richiesta di pietà sul proprio fallo. Allora, continua, ha già presentato queste donne ebree, continua al verso 16 Bernardo, senza nominare quelle che siedono dal settimo gradino in giù perché sono donne meno importanti, ma chiarendo a partire dal verso 16 qual è la funzione che svolgono quelle donne proprio in quel posto dell'Empireo. E dal settimo grado in giù, siccome fino adesso succedono ebree, dirimendo del fior tutte le chiome. Cioè dal settimo in grado in più, dopo quelle che ho già nominato in giù, così come ho nominato fino a quello, si succedono altre donne ebree
dirimendo, cioè dividendo in due emicicli, possiamo dire, pensando a questa forma di anfiteatro, tutte le chiome, cioè tutti gli altri petali. E Dante si starà domandando, dividendo perché? Qual è il criterio per cui, diciamo, a destra di questa fila di donne ebree c'è una parte e a sinistra un'altra di petali? Al verso 19 chiarisce Bernardo perché secondo lo sguardo che fe la fede in Cristo, queste sono il muro a che si partono le sacre scalee. Cioè perché a seconda del tipo di sguardo che ebbero i salvati verso Cristo, queste sono il muro che dividono tutte le sacre scale degli altri seggi. Cioè a seconda di come hanno guardato Cristo, le anime dei salvati sono divisi a destra e a sinistra da queste donne ebree. E al verso 22 continua a chiarire: da questa parte, onde il fiore è maturo di tutte su le sue foglie, sono assisi quei che credettero in Cristo venturo. Dall'altra parte, onde sono intercisi i divoti semicirculi, si stanno quei che a Cristo venuto ebberli visi. Cioè, da questa parte, diciamo, dove Dante sta vedendo dalla sinistra, dove il fiore è maturo di tutti i petali, quindi tutti i troni sono già completi, sono seduti gli ebrei, cioè quelli che credettero nel Cristo che stava per venire, quindi che aspettavano il Messia. Dall'altra parte di questa fila di donne ebree, dove ci sono alcuni seggi ancora vuoti, stanno quelli che ebbero i loro visi, metaforicamente la loro fede, la loro mente, verso il Cristo venuto. Quindi sono quelli che vissero dopo Cristo, che furono cristiani. Quindi ormai abbiamo una prima divisione di questa rosa in due emicicli. Da una parte quelli che vissero prima di Cristo, dove chiaramente i petali sono tutti completi, e dall'altra quella dei cristiani, dove ci sono, come ci era stato annunciato da Beatrice, fin dalla salita a questo ultimo e vero paradiso, ci sono dei pochi posti vuoti. Pochi perché dicevamo, secondo Dante, la fine dei tempi era prossima. E adesso al verso 28, quello che dirà Bernardo è: di fronte a questa fila di donne ebree che separano come il nesso indispensabile l'Antico dal Nuovo Testamento, che c'è nella fila di fronte che chiude in qualche modo i due emicicli? Perché altrimenti si mescolerebbero, no? Si mescolerebbero. Allora, al verso 28 dice: E come quinci il glorioso scanno della Donna del Cielo e gli altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno, così di contra quel del Gran Giovanni, che sempre santi il diserto e il martirio sofferse, poi l'inferno da 2 anni. Allora, così come lo scanno glorioso, cioè il seggio più glorioso della Donna del Cielo, cioè di Maria, e gli altri scanni sotto quello scanno fanno questo discernimento, così di fronte, cioè quindi nello scanno superiore, proprio di fronte a quello di Maria, c'è il grande Giovanni Battista, analogo a Maria, come anello di collegamento tra Antico e Nuovo Testamento, visto che fu l'ultimo profeta ebreo e il primo santo cristiano. Quel Giovanni che sopportò sempre santo il deserto e il martirio di Erode e tollerò anche il limbo, l'inferno, durante 2 anni finché la redenzione di Cristo lo portò
in paradiso insieme ai patriarchi. E così come sotto Maria ci sono Eva, Sara, Rachele, eccetera, e sotto lui, al verso 34, così Cerner sortiro Francesco, Benedetto e Agostino e altri fin qua giù di giro in giro. Cioè sotto di lui sono stati sortiti a cernere così, cioè a dividere in due emicicli la rosa, così come le donne di fronte, San Francesco d'Assisi, che non avevamo visto finora, ma di cui avevamo avuto modo di parlare, vi ricordate, a proposito del bellissimo elogio che ne fa San Tommaso d'Aquino nel Cielo del Sole. San Benedetto di Norcia, che sì, abbiamo conosciuto, che Dante ha visto, vi ricorda? Adesso Dante vedrà con il corpo risorto diverse anime, alcune delle quali erano scese a parlare con lui nei diversi pianeti, ma ora li vede veramente nel loro vero stato di grazia. E Sant'Agostino, che Dante vede per la prima volta, probabilmente, anche se secondo altri fa parte, insomma, di un altro cielo, ma è discusso. L'importantissimo santo africano che visse tra il IV e il V secolo, qui probabilmente ritenuto come il prefondatore di alcuni ordini come quello domenicano, perché infatti i critici si domandano: ma perché non c'è qui Domenico? No? Ma appunto Agostino. Una fonte dantesca importantissima, sebbene lui non lo nomini esplicitamente nella Commedia altre volte, ma di cui abbiamo avuto modo di segnalare come fonti delle idee dantesche sia la città di Dio sia le confessioni. E quindi dice fino a qua giù, così come non ha nominato le donne ebree che occupano i seggi dal settimo in giù, non nomina nemmeno quelli dei maschi, diciamo, che sono di fronte, dividendo, ripeto, i salvati tra quelli che credettero nel Cristo venturo e quelli che invece credettero nel Cristo veramente già venuto. E al verso 37 Bernardo invita Dante a ammirare il carattere simmetrico del piano divino. Or mira l'alto provveder divino che l'uno e l'altro aspetto della fede ugualmente empierà questo giardino. Cioè ora puoi ammirare come la alta, insondabile provvidenza di Dio ha previsto che i salvati del cristianesimo uguagliassero in numero i salvati prima di Cristo. E cioè, essendo che appunto la rosa è divisa esattamente in due, anche se da una parte, ovviamente dalla parte antica, i seggi sono già tutti completi e dall'altra ne mancano alcuni, chiaramente vorrà dire che il fine dei tempi arriverà quando tutti i troni della parte dedicata ai cristiani nuovi saranno riempiti e il loro numero sarà esattamente pari a quello dei salvati prima di Cristo. E al verso 40 ci si presenta un'altra divisione. Finora abbiamo saputo che ci sono due file, no? Cui fa capo da una parte Maria, dall'altra Giovanni, che dividono in due verticalmente la rosa. Ma ora Bernardo farà notare a Dante che c'è anche una divisione ortogonale che divide invece i seggi orizzontalmente. E ora vediamo perché. Al verso 40. E sappi che dal grado in giù che fiede a mezzo il tratto le due discrezioni, per nullo proprio merito si siede, ma per l'altrui con certe condizioni, che tutti questi sono spiriti asciolti prima che avesser vere lezioni.
Allora, e sappi che c'è una linea che evidentemente Dante sta vedendo, dice che dal gradino in giù che divide a metà le due discrezioni, cioè la diversità verticale, da quel punto in giù siedono quelli che non sono salvati per un merito proprio, ma per merito altrui, secondo certe condizioni, già che tutti questi, cioè gli spiriti che sono seduti più in basso, sono spiriti che sono stati assolti, cioè sciolti dalla carne, prima di avere vere elezioni, cioè quindi prima di esercitare il libero arbitrio. Quindi chiaramente sta dicendo sono bambini. Vi ricordate che nella commedia ci sono pochissimi bambini, Dante ne ha visti alcuni nel limbo, ma non li ha, diciamo, non li ha descritti chiaramente, non si è soffermato per niente su di loro. Poi c'è stata questa storia tremenda, forse quella più crudele di tutto l'inferno, quella raccontata da Ugolino, dove i bambini sono presentati come innocenti per la novella età, dalla difesa che ne fa Dante nell'accoratissima invettiva o Pisa, vituperio delle genti, che fa Dante dopo, insomma, aver narrato, riferito la storia di Ugolino. Quindi sappiamo che i bambini sono innocenti perché non sono ancora maturi per scegliere liberamente tra il bene e il male. Questo è anche del tutto coerente con la spiegazione sul libero arbitrio che aveva dato Marco Lombardo nel bel centro di tutto il poema, nel sedicesimo del Purgatorio, quando racconta come l'anima semplicetta, cioè l'anima razionale, deve formarsi una tabula rasa che si va educando nella scelta del bene. Quindi, quello che sta dicendo Bernardo è: così come la rosa è divisa verticalmente tra quelli che vissero prima di Cristo e quelli che vissero dopo, è anche divisa orizzontalmente tra adulti nella parte di sopra e bambini nella parte di sotto. E quindi dobbiamo capire che di sotto, da una parte, ci sono i bambini vissuti prima di Cristo e dall'altra i bambini vissuti dopo Cristo. Ma la cosa importantissima che qui sta dicendo Bernardo è che loro sono salvati non per il proprio merito, ma perché sono stati innocenti ed ebbero merito di altri sotto certe condizioni che tra un po' passerà a spiegare. Ma siccome finora non ha nominato la parola bambini, no? Ha detto spiriti asciolti prima di decidere, al verso 46 fa notare a Dante i visi e le voci puerili, e quindi appunto da bambini che hanno queste anime, ricordando a tutti noi che Dante li sta vedendo senza nessun ostacolo di aria, con il loro corpo risorto, quindi invitandoci anche a vedere questa scena con i bambini salvati. Al verso 46, ben te ne puoi accorgere per i volti e anche per le voci puerili, se tu li guardi bene e se li ascolti. Allora tu ti puoi accorgere bene che sono bambini, quindi liberatisi prima di aver veramente esercitato le vere elezioni, se guardi i loro volti e le voci puerili, quindi evidentemente questi bambini ridono o cantano con voci puerili, se tu li guardi bene, se li ascolti. E Dante qui ha una perplessità che chiaramente Bernardo legge, diciamo, in Dio. Che è una perplessità che ha come implicito il fatto che, così come Dante ha visto
nei diversi pianeti, rappresentata, adattata alla sua limitatezza mortale, il diverso grado di beatitudine delle anime, ora questa diversa beatitudine la sta vedendo nella posizione più o meno altolocata di queste anime. Cioè il fatto che la maggior lucidità sia nel bordo superiore della rosa, il fatto che Maria sia appunto in questo seggio superiore implica che Dante sta vedendo il segno straordinariamente a lui visibile del diverso grado di beatitudine che hanno le anime a seconda di dove sono seduti. È chiaro che le anime che sono più in alto godono di un maggior grado di beatitudine rispetto a quelli che sono seduti più in basso. Perché, diciamo, riprendo questa nozione, diciamo, generale sul paradiso? Perché Bernardo ha appena detto che queste anime dei bambini non hanno fatto azioni proprie che gli abbiano fatti, resi meritevoli di sedere alcuni più in alto e altri più in basso, come effettivamente lui li sta vedendo. E quindi si starà domandando come mai c'è una gerarchia di beatitudine anche tra i bambini, se non hanno esercitato il libero arbitrio, se non hanno meriti di buone opere. Va bene? E allora al verso 49, chiaramente Dante tace, fiducioso che Bernardo possa leggere in Dio come tutti salvati quello che lui sta pensando, e Bernardo appunto si accinge a rispondere a questa domanda al verso 49. Or dubi tu e dubitando sili, ma io ti scioglierò il forte legame in che ti stringo i pensier sottili. Cioè, ora tu dubiti e nel dubbio sei silente, cioè non parli, ma io ora ti libererò da questo vincolo forte in che ti stanno stringendo i pensieri sottili, cioè ora ti libererò dai tuoi propri pensieri. Questo è interessante, cioè l'immagine della mente di Dante legata dal proprio pensiero, perché appunto la spiegazione che qui darà Bernardo, non a caso proprio la unica spiegazione, diciamo, teologica che darà quest'ultima guida, riguarda appunto un mistero che va accettato senza cercare di essere sciolto dai pensieri. Quindi è importante in questo canto, diciamo penultimo, che precede in modo imminente la visione di Dio, che Dante ricordi i limiti della ragione, perché per vedere Dio dovrà abbandonarsi al mistero senza alcuno sforzo intellettuale, ammettendo con umiltà che la verità gli sarà data nella misura in cui lui apre il cuore ad essa. E quindi al verso 52 Bernardo passa a rispondere alla domanda di Dante che io adesso ho recuperato. La domanda di Dante, diciamo, ricordo brevemente, sarebbe: perché la giustizia divina destina i bambini che sono innocenti, che non hanno esercitato la loro libertà di scelta, a gradi diversi di beatitudine, come sto vedendo, dice Dante, dalla diversa posizione degradante dei loro seggi? E la primissima cosa che risponde Bernardo al verso 52 è contundente. Dentro all'ampiezza di questo reame, casual punto non può aver sito se non come tristizia o sete o fame, che per eterna legge è stabilito quantunque vedi, sicché giustamente ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente, a vera vita non è sine causa intra sé qui più o meno eccellente. Allora, la primissima cosa che dice Bernardo è:
dentro tutta l'ampiezza di questo regno non c'è niente, manco un punto di casuale. Così come non c'è nessun bisogno di cibo o di liquido o tristezza. Cioè, ogni cosa che tu stai vedendo è compresa chiaramente la diversa gerarchia della posizione anche dei bambini, non è casuale, è voluta dalla giustizia di Dio. Infatti poi dice, già che tutto quello che tu vedi, quantunque vedi, è stabilito dalla legge eterna di Dio, in modo che con perfetta giustizia si risponde come l'anello al dito, cioè c'è una perfetta coincidenza tra, diciamo, la posizione di questi salvati e la giustizia divina. Ma chiaramente, diciamo, la giustizia che è quello di cui si sta parlando, no? Perché nella domanda implicita di Dante è perché è giusto che i bambini godano di un diverso grado di beatitudine? E chiaramente il termine giustizia, anche se non è detto così nel suo nome, è sottintesa dall'avverbio giustamente al verso 56. E noi abbiamo imparato molto bene, fin dall'Eden, che l'insondabile per antonomasia è la giustizia. Ricordate che Beatrice aveva addirittura indicato nel Paradiso terrestre che il divieto divino di mangiare dall'albero della scienza avrebbe dovuto rendere palese a Dante che si trattava della giustizia, quello che è stato rovinato appunto da Eva e Adamo che hanno voluto conoscere tutto. E vi ricordate anche a proposito di questo topos che qui per l'ultima volta si tocca, che non a caso davanti all'aquila del cielo di Giove, formata dagli spiriti giusti, Dante aveva domandato, aveva chiesto di essere saziato di questo lungo digiuno, che aveva formulato l'aquila riprendendo la voce tacita di Dante, come se uno nasce alla riva dell'Indo e non ha conosciuto Cristo e nessuno che ne parlasse, perché è giusto che non sia salva quella persona che da ciò che la ragione vede ha sempre agito e sentito in modo giusto? E la prima cosa che era stata detta a Dante a proposito di questo quesito era molto simile a quello che sta dicendo, diciamo, qui Bernardo, cioè ti devi fidare che la giustizia esiste come esiste il fondo del mare, anche se la corta vista di un palmo non permette che voi vediate mille miglia. Qui allora Bernardo ha detto, qui non c'è niente di casuale. Qui la giustizia rende perfetta ogni posizione dei salvati, posizione chiaramente detto metaforicamente, no? Ogni grado di beatitudine. Perciò, dice al verso 58, questa gente festinata, cioè questa gente che si è affrettata, sbrigata di venire alla vera vita, cioè i bambini, come se avessero avuto molta fretta. Perciò sono morti appunto bambini di venire a questa vera vita, non è senza causa più e meno eccellente tra di loro. Cioè c'è una causa, ed è sottintesa anche se tu non la puoi capire perché sei umano, per cui alcuni bambini sono seduti sopra e altri sotto. Non è casuale, non è che Dio ha detto, visto che questi sono tutti innocenti, che si siedano come vogliono. No, c'è una causa profonda, ma insondabile, per cui anche gli innocenti godono di un diverso grado di beatitudine. E al verso 61, continua Bernardo,
lo regge, per cui questo regno pause in tanto amore, in tanto diletto che nulla volontà è di più ausa, le menti tutte nel suo lieto aspetto creando a suo piacere di grazia dota diversamente e qui basti l'effetto. Allora, Dio, detto attraverso questa perifrasi, il re che appaga, cioè in cui riposa in questo regno, in tanto amore, in così tanto piacere, diletto, che nessuna volontà osa diciamo, avere un desiderio maggiore, cioè il re che appaga in amore e in diletto tutte le volontà. È importante che Dante, per riferirsi a Dio, si serva in questo caso, mettendo nelle parole di Bernardo, si serva di questa caratteristica di Dio, cioè ricordando che tutte le anime sono totalmente appagate, indipendentemente dal loro grado di beatitudine. Questo era stato spiegato, vi ricordate, da Piccarda, nel cielo della luna, quando Dante aveva domandato all'inizio del suo viaggio in paradiso: voi vorreste essere più amiche di Dio, cioè vorreste essere più in alto? E lei aveva detto: assolutamente no, in questo regno nessuno desidera di avere qualcosa che non ha, siamo tutti completamente appagati nei propri desideri. Quindi, per parlare di Dio, qua Bernardo dice: il re che fa riposare in tanto amore e diletto tutti che non c'è volontà che vada oltre. E adesso arriva il predicato al verso 64, creando tutte le menti nel suo felice sguardo, cioè creando con letizia. Vi ricordate che l'aveva già detto appunto Marco Lombardo, che Dio vagheggia anche prima che sia la sua creazione, cioè contempla con amore quello che sta per creare. Allora, Dio, creando con letizia tutte le menti, dota di grazia diversa a suo piacere, cioè dà congenitamente, fin dalla creazione, un diverso grado di grazia a suo piacere, quindi in un modo del tutto inconoscibile a noi, le diverse menti. E qui basti l'effetto. Cioè, qui Bernardo è davvero forte nel diciamo, mettere le mani avanti su una qualsiasi ribellione o pretesa di Dante di capire questo. Dice che qui basti l'effetto, che tu lo stai vedendo. Cioè, tu stai vedendo l'empireo perfettamente aderente alla giustizia e vedi che anche tra i bambini c'è un diverso grado di beatitudine, quindi puoi capire, visto che i bambini non hanno potuto esercitare con il proprio merito il libero arbitrio, che i bambini sono stati dotati, e noi capiamo che anche gli adulti, chiaramente, anche se poi gli adulti decidono di seguire o di non seguire questa vocazione, questa chiamata alla salvezza, ma che c'è incomprensibilmente una diversa dotazione di grazia fin dalla creazione dell'anima razionale da parte di Dio. E per continuare a riferirsi a questo problema teologico, a partire dal verso 67, Bernardo si, diciamo, varrà di un esempio che era tradizionale, appunto, fin dall'Antico Testamento, ma poi ripreso da San Paolo, come prova del carattere insondabile della predilezione del Signore per alcuni, che è quello dei gemelli Esaù e Giacobbe, i figli di Isacco e Rebecca, che litigavano fin dal ventre materno, essendo stati, diciamo, uno voluto e l'altro non voluto da Dio prima ancora della nascita.
E lo dice appunto al verso 67. E ciò espresso e chiaro vi si nota nella scrittura santa, in quei gemelli che nella madre ber l'ira commota. Però secondo i color di capelli, di cotal grazia, l'altissimo lume degnamente convien che si incappelli. Cioè, è questo, cioè il fatto che Dio dota a suo piacere di grazia diversamente le anime fin dalla creazione, si esprime chiaramente nella Sacra Scrittura in Esaù e Giacobbe, cioè in quei gemelli che già erano iracondi l'uno con l'altro dentro il ventre della madre. Perciò, a seconda del colore di capelli, infatti sapete che Esaù aveva i capelli rossi, Giacobbe i capelli neri, come segno della maggior, diciamo, predilezione di Dio per Giacobbe. Il colore dei capelli sta a mostrare appunto il carattere del tutto incomprensibile a noi. L'altissimo lume, cioè Dio, degnamente dava più grazia o meno grazia nei capelli, cioè faceva vestire metaforicamente di capelli diversi di grazia uno e l'altro, prima ancora addirittura della loro nascita. E al verso 73 arriva alla conclusione Bernardo. Dunque, senza mercé di lor costume, locati son per gradi differenti, sol differendo nel primiero acume. Cioè, dunque, senza il merito dei loro atteggiamenti o delle loro azioni, perché, ripetiamo, sono bambini innocenti, sono ubicati, locati in diversi gradini. In gradi diversi, segno della loro diversa beatitudine, differendo, cioè essendo differenti soltanto della grazia innata, cioè del primo acume di luce che ricevettero da Dio. E tu, Dante, e voi lettori, non vogliate sapere il perché. Nessuno può entrare in questo mistero della predestinazione. Cioè, un argomento questo difficile, difficile teologicamente e difficile anche affettivamente da accettare, che non casualmente precede la visione di Dio. È come se fosse un'accettazione propedeutica all'umiltà che richiede la rivelazione imminente del mistero. Allora, dal verso 76, Bernardo comincerà a sviluppare quello che ha annunciato brevemente quando ha detto che queste anime sono salvate per merito altrui secondo alcune condizioni. Comincerà a spiegare quali sono state le condizioni nelle diverse epoche della storia umana. Ma lasciamo quella spiegazione, se siete d'accordo, per dopo la pausa. Allora, se siete d'accordo, riprendiamo. Non vedo che ci siano domande sulla chat, quindi andiamo avanti, dal verso 76. Come vi dicevo, Bernardo qui spiegherà quali, sono state le condizioni, secondo le quali i bambini innocenti entrano nel paradiso. Bastavasi nei secoli recenti con l'innocenza per aver salute solamente la fede dei parenti. Cioè, nei primi secoli della storia dell'umanità, diciamo, secondo la divisione della storia sarebbe fra Adamo ed Abramo, era sufficiente con l'innocenza dei bambini per aver salute, cioè per raggiungere la salvezza,
solamente la fede dei parenti, chiaramente la fede nel Messia venturo, dei genitori. Poiché le prime tardi fuor compiute, convenne ai maschi, all'innocenti penne, per circuncidere, acquistar virtute. Cioè, una volta che si furono compiute le prime età, quindi da Abramo in poi, fu necessario ai maschi circoncidersi, che era appunto ritenuto dal cristianesimo una figura imperfetta ancora di ciò che poi avrebbe fatto il battesimo nel cristianesimo, alle penne innocenti dei bambini per salire qua. Ma poiché il tempo della grazia venne, senza battesimo perfetto di Cristo, tale innocenza laggiù si ritenne. Cioè, ma una volta che arrivò il tempo della grazia, quindi dopo la morte e resurrezione di Cristo, senza il battesimo perfetto, cioè ormai compiuto di Cristo, la innocenza dei bambini si ritenne laggiù nel limbo. Cioè, come abbiamo saputo fin dall'inizio della lettura, i bambini non battezzati, sono destinati, secondo la teologia dell'epoca, a rimanere eternamente nel limbo, primo cerchio dell'inferno, dove, come sapete, non ci sono punizioni fisiche, visto che non c'è una colpa commessa individualmente. Ma essendoci la macchia del peccato originale, senza il lavaggio del battesimo, c'è comunque questo contrappasso, diciamo, morale della mancata visione beatifica. E dopo aver finito, questo discorso sui bambini, al verso 85 Bernardo, inviterà Dante a guardare Maria, la grande protagonista di questa seconda parte del canto e della prima parte del canto successivo. Ricordate che appunto quando la settimana scorsa parlavamo delle eventuali motivazioni che ebbe il Dante scrittore nella scelta di Bernardo come ultima guida, sottolineavamo il particolare culto mariano che aveva caratterizzato appunto questo santo di Chiaravalle. E allora al verso 85, riguardo mai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo. Allora, come avevamo notato anche in altre occasioni, ogni volta che Dante come poeta mette in posizione di fine verso la parola Cristo, lo fa rimare solo con Cristo. E in questo caso Dante sta invitando Dante a guardare Maria e Maria viene allusa attraverso questa commovente perifrasi: la faccia che più rassomiglia a Cristo. Cioè, dico che è commovente perché da una parte, diciamo, metaforicamente, come voi sapete, secondo il cristianesimo, diciamo, Dio creò gli umani, secondo anche il giudaismo, ma secondo, diciamo, la visione cristiana di Dante, il corpo umano in genere fatto a immagine e somiglianza di Dio, quindi essendo Maria figlia di suo figlio, come vedremo la settimana prossima che si apre la preghiera di Bernardo, il fatto che ogni umano rassomigli Cristo in diversa misura è metafora della partecipazione di divinità di cui ogni essere umano in una certa qual misura gode. Ma in questo caso la rassomiglianza sembra di suggerire anche la filiazione biologica, cioè come i tratti della mamma che si riscontrano anche nel bambino. Quindi Maria è appunto allusa attraverso quella faccia che più rassomiglia a Cristo, è quella di Maria chiaramente che Dante deve guardare, già che la sua chiarezza, vi ricordate che supera, come è stato detto nel canto precedente, la luce di tutte le altre anime, e la sola
che ti può disporre a vedere Cristo, cioè solo guardando Maria la tua vista acquisterà potenza per vedere Cristo. Come se, diciamo, la rassomiglianza maggiore di tutto il creato a Cristo fosse appunto, diciamo, una preparazione necessaria per progressivamente avvicinarsi al divino assoluto, che è quello che Dante deve vedere come ultimo obiettivo del suo viaggio. E allora Dante chiaramente guarda Maria, qui sono finite le parole, il lungo discorso di Bernardo al verso 87, nel verso 88 Dante descrive, vedete com'è veloce, cioè non dice io guardai dove lui mi diceva, ma passa direttamente a quello che vide. Io vidi sopra lei tanta allegrezza piover, portata nelle menti sante, create a trasvolare per quell'altezza, che quantunque io avea visto davante, di tanta ammirazione non mi sospese, né mi mostrò di Dio tanto sembiante. E quello amor che primo li discese, cantando Ave Maria, grazia plena, dinanzi a lei le sue ali distese. Allora Dante quando guarda Maria vede così tanta allegria che piove su di lei, portata dagli angeli, cioè le menti sante create a volare altissime in quell'altezza, che tutto quello che io avevo visto prima non mi aveva sospeso in così tanta ammirazione, né mi aveva mostrato tanta somiglianza a Dio. Quindi Dante vede questa immagine bellissima di tutti gli angeli che rallegrano Maria e quell'amore che era sceso primo verso di lei, un angelo solo, diciamo, comincia a distinguersi dalla miriade di angeli che Dante ha visto sorvolare, quell'amore che discese per primo lì, cantando Ave Maria, grazia plena, aprì le sue ali davanti a lei. Bellissimo il verso 96, dinanzi a lei le sue ali distese, cioè aprì tutti quanti nella loro estensione. E al verso 97 rispose alla divina cantilena da tutte parti la beata corte, sicché ogni vista sen fe più serena. Allora, a questa cantica divina, Ave Maria, grazia plena, detta dagli angeli, rispose tutta la corte beata, quindi tutti salvati, in modo che tutti se ne illuminarono di più. E Dante qua al verso 100 pone l'ultima delle tante domande del libro. E domanda una cosa che, la cui risposta noi comunque abbiamo probabilmente già intuito. O Santo Padre, che per me comporta l'essere qua giù, lasciando il dolce loco nel quale tu siedi per eterna sorte, qual è quell'angel che con tanto gioco guarda negli occhi la nostra regina, innamorato sì che par di fuoco? Cioè Dante domanda che angelo è quello che sembra più innamorato di Maria, ma prima nel vocativo a Bernardo in qualche modo ringrazia lui di star sopportando per Dante, per se stesso, il fatto di essere qua giù nel giallo della rosa, avendo lasciato il luogo dolcissimo del proprio seggio nella rosa, nel quale Bernardo risiede per la sua sorte eterna. È bello questo perché in qualche modo in Bernardo Dante sta ringraziando tutte le anime che sono scese dal loro luogo sempiterno di contemplazione per assecondare i suoi bisogni e la sua missione nello scrivere questo libro. Quindi gli dice: O Santo Padre, che tolleri per me l'essere qua giù, lasciando il dolce luogo
che ti spetta eternamente, qual è quell'angelo che con così tanto piacere guarda negli occhi Maria, la nostra regina, così innamorato che sembra incendiarsi. Stupendo anche questo verso 105, innamorato sì che par di fuoco. E allora, siccome queste parole non erano state introdotte da nessun verbo, chiarisce il Dante scrittore al verso 106, così ricorsi ancora la dottrina di colui che abbelliva di Maria come del sole stella mattutina. Cioè così io di nuovo ricorsi alla dottrina di Bernardo, cioè colui che si abbelliva di Maria come si illumina del sole Venere, cioè la stella del mattino. E al verso 109 risponde Bernardo, attribuendo in un modo notevole a quest'angelo altissimo caratteristiche tipiche del mondo feudale, come sono la baldezza e la leggiadria, che potremmo tradurre come fiducia, e cioè confidenza proprio con Maria, e leggiadria e nobiltà, bellezza elegante. Allora, al verso 109, degli a me, baldezza e leggiadria, quant'essere puote in angelo e in alma, tutta è in lui, e si volem che sia. Perché lì è quelli che portò la palma, Giuso a Maria, quando il figliol di Dio carcar si volse della nostra salma. Cioè, tutta la bellezza, l'eleganza, la confidenza che può essere in un angelo o in un'anima umana, è tutta in lui, in quest'angelo. E noi vogliamo che sia così. Riprende un po' in qualche modo questo discorso di Piccarda, secondo cui le anime sono contente di essere superate in beatitudine da qualche altra alma, da qualche altra anima, perché nella giustizia divina e nell'insufficienza della conoscenza umana è la propria pace. Noi vogliamo che sia così, dice Bernardo, perché lui è quello che portò la palma della vittoria giù il mondo a Maria quando Cristo, il figliol di Dio, si volle caricare del nostro corpo umano. Quindi chiaramente l'arcangelo Gabriele che viene qui alluso per la terza volta nel libro. Ne avevamo parlato, vi ricordate, quando negli altorilievi della prima cornice del Purgatorio, tra gli esempi di umiltà, primo fra tutti, come al solito, tratto dal repertorio mariano, era incisa appunto la scena dell'Annunciazione. Ne avevamo riparlato anche nel canto 28esimo, quando Dante comincia a soffermarsi appunto sugli angeli, e qui per la terza volta Dante fissa quest'immagine eccezionale del momento cruciale dell'umanità, cruciale nel senso etimologico, il momento della croce in cui si incrociano appunto, si intersecano l'eterno e l'umano, con l'incarnazione di Cristo in questa donna umilissima e l'angelo glielo annuncia. E dopo aver presentato Gabriele al verso 115, Bernardo annuncia a Dante che gli deve ancora far conoscere alcune anime importanti della rosa. Ma vieni ormai con gli occhi, siccome io andrò parlando, e nota i gran patrici di questo imperio giustissimo e pio. Cioè, ma ormai tu inseguimi con gli occhi man mano che io andrò nominando diverse anime e fai attenzione
ai grandi patrizi, cioè alle anime più importanti, più altolocate di questo impero giustissimo e pietoso. Si ricordano qui molto velocemente le due grandi prerogative divine della misericordia e la giustizia. Al verso 118, allora, Bernardo nomina altre anime che si aggiungono alle poche che aveva nominato prima. Quei due che seggo lassù più felici per essere propinquissimi ad Augusta son d'sta rosa quasi due radici. Allora, i due che siedono lassù, cioè nella prima fila più in alto, che sono i più felici perché sono i più vicini a Maria, nominata come Augusta, dentro questo lessico feudale che stavamo notando prima, quindi la più alta delle anime. Quindi dobbiamo aspettarci, visto che ci è stato già spiegato che la fila cui fa capo Maria divide la rosa tra quelli che vissero prima di Cristo e quelli che vissero nel cristianesimo, che da una parte di lei ci sarà un'anima antica e dall'altra parte un'anima cristiana, vero? Sono quasi due radici di questa rosa, cioè sono quasi la base che permette che questa rosa fiorisca qui in paradiso. E al verso 121, colui che da sinistra le sa giusta è il padre per lo cui ardito gusto l'umana specie tanto amaro gusta. Cioè quello che siede a sinistra, e quindi dalla parte di quelli che vissero prima di Cristo, è Adamo, cioè il primo padre per il cui gusto ardito, osato, la specie umana gusta tanto sapore amaro, soffre tanto nell'esilio fuori dall'Eden. E quindi è interessante qui che Adamo venga nominato quasi come radice di questa rosa, perché il suo peccato diede luogo alla redenzione di Cristo che aprì questo paradiso celestiale all'umanità. Dal destro, al verso 124, dal destro vedi quel padre vetusto di Santa Chiesa cui Cristo le chiavi raccomandò di questo fior venusto. Cioè dalla destra parte di Maria, che ha a sinistra Adamo, alla sua destra siede chiaramente San Pedro, quell'antico padre della Chiesa al quale Cristo raccomandò le chiavi di questo fiore futuro, cioè che si sarebbe appunto popolato di petali, che sarebbe nato grazie a Cristo e alla Chiesa che ha lasciato in terra come possibilità di ritorno a Dio. E al verso 127, e quei che vide tutti i tempi gravi pria che morisse della bella sposa che s'acquistò con la lancia e coi chiavi, siede lunghesso e lungo l'altro posa, qual duca sotto cui visse di manna la gente ingrata, mobile e retrosa. Allora, è quello che vide tutti quello prima di morire, tutti i tempi della Chiesa, cioè la sposa che si acquistò con i chiavi, i chiodi della croce, siede accanto a lui, cioè accanto appunto a San Pietro, quindi dalla parte del Nuovo Testamento, è Giovanni Evangelista questo, e lungo l'altro, cioè accanto ad Adamo, riposa quel duca, cioè quel condottiere sotto il quale visse di manna la gente ingrata, mobile e retrosa, cioè Moisè, dalla parte dell'Antico Testamento, seguendo nella stessa fila, ma seduto accanto ad Adamo, quell'ebreo appunto che condusse il popolo ebraico nella terra promessa, la gente ingrata, mobile e retrosa, perché sappiamo, diciamo, tutto quello che è capitato a Moisè mentre li guidava.
contrapietro, cioè opposto a San Pietro, dice al verso 133 Bernardo, di contrapietro vedi sedere Anna, tanto contenta di mirar sua figlia che non muove occhio per cantare Osanna. Cioè la mamma di Maria, parte chiaramente, diciamo, dell'Antico Testamento, che si appaga così tanto di ammirare la figlia, Maria, che mentre canta Osanna non sposta la vista da lei. Questo è bellissimo perché tutte le anime, come c'era stato detto prima, stanno, diciamo, guardando Dio. Ma Anna è talmente innamorata della figlia di Maria che guarda lei mentre canta Osanna a Dio. E al verso 135, contro al maggior padre di famiglia siede Lucia, che mosse la tua donna quando chinavi a rovinar le ciglia. E questo è molto significativo perché Lucia sarà l'ultima anima che nomina Bernardo. E la nomina appunto a proposito dell'importantissimo ruolo che svolse per la salvezza individuale di Dante. Cioè dice, e di fronte ad Adamo, il maggior padre di famiglia, è seduta Lucia, cioè dalla parte chiaramente del Nuovo Testamento, che mosse Beatrice quando tu chinavi a rovinare lo sguardo. E qui è molto interessante come Dante riprenda puntualmente con il lessico il verbo rovinare che aveva usato nel canto della selva. Vi ricordate? Mentr'io rovinava in basso loco, davanti a me mi si fu offerto, no? Chi per lungo silenzio varia fioco, cioè Virgilio. Che era stato mandato da Beatrice, a sua volta mandata da Santa Lucia, come si recupera puntualmente qua. Dico che è interessante perché mentre gli altri personaggi che ha nominato Dante sono veramente importantissime dell'Antico e del Nuovo Testamento, Lucia è quella che è intervenuta sia precorrendo il bisogno di Dante, cioè venendogli in soccorso prima ancora che lui chiedesse aiuto, inviato da Maria e decidendo che Beatrice è la più idonea a svolgere questo ruolo di guida con il proprio, con il suo amico che sta lottando, insomma, contro il peccato. Poi vi ricordate, Lucia era riapparsa. Quando nello stesso momento in cui Dante sta sognando nell'antipurgatorio con un'aquila, no? Sta sognando quest'aquila che lo solleva alla sfera del fuoco. Poi, quando si sveglia, si rende conto che mentre lui sognava quello, Santa Lucia, come gli racconta Virgilio, l'ha caricato in braccio e l'ha portato davanti alla porta del purgatorio. Quindi riappare Lucia in un momento fondamentale del percorso di sanazione di Dante, e anche qua è l'ultima anima che Dante è invitato a vedere altolocata nel suo seggio prima di concentrarsi nell'imminente visione di Dio. Cioè, fa parte, voglio dire, che l'ultimo degli elementi di quelli che vi ho invitato a notare prima, del carattere personalizzato di questa, diciamo, dimostrazione del paradiso che Bernardo sta facendo a Dante. Cioè, perché si sofferma chiaramente su, diciamo, le anime più importanti, ma tiene sempre in considerazione le anime che più importano a Dante per la sua vicenda personale, come sono appunto Beatrice e Lucia, e ora, chiaramente, come tutti i mortali, Dante avrà bisogno
della grazia particolare di Maria per accedere alla visione ultima. E al verso 139, allora Bernardo si serve di una similitudine straordinaria per indicare a Dante che deve guardare Dio, perché ora comincerà il tragitto finale del suo viaggio. Ma perché il tempo fugge, che tasson qui farem punto come buon sartore che come l'ia del panno fa la gonna. Allora, ma siccome fugge il tempo della tua visione, e quindi stai per finire questa visione che stai avendo come in un sogno, qui faremo punto, cioè finiremo qua la presentazione delle anime. E la similitudine cui accennavo prima è questa veramente molto quotidiana che si permette questo altissimo santo nel paradiso, come faremo punto? Come un sarto che è bravo fa il vestito a seconda della quantità di tessuto che ha. Cioè sta dicendo, sta per finire il tempo che Dio ha assegnato alla tua visione, quindi non abbiamo più tempo di nominare altre anime, contentiamoci di queste, come un buon sarto che non si mette a fare una cosa più lunga di quella che poi non ha il tessuto per finire. No, cioè volevo farvi notare questa tipica similitudine molto audace di Dante in un momento così sublime del viaggio, con un mestiere così quotidiano e così tangibile e concreto come il sarto che lavora con un pezzo di tessuto. E allora Bernardo ha detto: qui bisogna fermarsi, e al verso 142: e drizzeremo gli occhi al primo amore, sicché guardando verso lui penetri quant'è possibile per lo suo fulgore. Allora, indirizzeremo. Questo è interessante perché Bernardo, diciamo che attraverso questo verbo in prima persona del plurale propone a Dante di accompagnarlo in quest'ultima visione, ma è chiaro che Bernardo vede immediatamente tutto in Dio e Dante invece come mortale dovrà progressivamente penetrare nel raggio che è Dio. Perciò lo dice, rivolgeremo gli occhi al primo amore, cioè a Dio, in modo che guardando verso di lui, tu, vedete che qui cambia dal noi al tu possa penetrare quanto ti è possibile per il suo fulgore. Questa distinzione è importante perché ci fa capire che Bernardo, come salvato che è, nel rivolgere gli occhi verso Dio, vede tutto immediatamente quello che è dato da vedere ai mortali una volta che sono salvi. Ma Dante avrà una impossibilità, cioè dice, così che tu possa penetrare, entrare dentro questo raggio quanto è possibile. Cioè questo dà l'idea di progressione, che è quello che si racconterà appunto nel prossimo canto, come Dante progressivamente comincia a vedere dentro il raggio che è Dio, ricevendo ulteriori colpi di grazia che gli rendono la vista intellettuale sempre più potente. Così come vi ricordate nel canto 30, Dante aveva raccontato di aver visto l'Empirio prima come un fiume di luce, poi come un giallo, poi come la rosa, non perché cambiasse l'Empirio, ma perché lui doveva prendere sempre più potenza per vederlo veramente come si presenta ai suoi occhi. Siccome ha detto a Dante di guardare Dio, adesso fa, diciamo, con un avversativo, un chiarimento al verso 145. Veramente, ne forse tutta arretri, muovendo l'ali tue, credendo oltrarti, orando grazia, conven che s'impetri grazia da quella che può te aiutarti. Tuttavia, cioè tu guarderai Dio, ma affinché tu
muovendo le tue ali, cioè servendoti della tua ragione umana, tu non torni indietro, credendo invece di andare oltre, di andare avanti. Questa immagine era già apparsa più volte, cioè di fronte ai misteri incomprensibili. Lo sforzo della ragione non è soltanto inutile, ma addirittura fa tornare indietro, perché si rischia la superbia intellettuale che allontana dalla visione intuitiva. Quindi sta dicendo Bernardo, tu guarda Dio, ma siccome tu, fidandoti della tua propria capacità, muovendo le tue ali, credendo di avvicinarti alla verità, potresti tornare indietro. Conviene, cioè, è necessario che orando, cioè pregando di avere grazia, si ottenga grazia da quella che ti può aiutare, cioè Maria. Quindi tu guarda Dio, ma prega Maria, perché solo lei può darti la sufficiente grazia affinché Dio ti si riveli direttamente. E al verso 149, e tu mi seguirai con l'affezione, sicché dal dicere mio lo cor non parti. E cominciò questa santa orazione. Questi ultimi versi, 149 e 150 del discorso di Bernardo, sono importantissime, perché lui ha detto a Dante: tu devi pregare, non fidarti delle tue ali, che chiaramente simboleggiano la propria capacità mentale, razionale di Dante. Quello che dice: tu non cercare di capire, tu seguimi con l'affetto, non con la mente. Fa riposare la tua mente, seguimi con l'affezione, in modo che dalle mie parole, perché qui Bernardo appunto comincerà la preghiera a Maria affinché Dante possa vedere Dio, così che dalle mie parole tu non divida il tuo cuore. Cioè, seguimi con l'affezione in modo da inseguire con il cuore, non con la mente, ogni mia parola. E comincio questa santa orazione. Come vi dicevo anche all'inizio, no, del canto, al verso 3, Dante aveva detto: e comincio queste parole sante. Quindi tutto quello che ha detto Bernardo rimane come chiuso in due frasi molto simili. E chiude questo penultimo canto Dante per l'unica volta in tutto il poema con i due punti. Cominciò questa santa orazione, è sottinteso quella che aprirà il canto 33, che effettivamente, come vedremo tra 2 settimane, inizia direttamente con la preghiera di Bernardo alla Vergine: Vergine madre, figlia del tuo figlio. Questa stupenda preghiera che Bernardo fa a Maria affinché Maria unisca la sua preghiera, che è quella diletta da Dio, davanti a Dio, affinché Dante perda la sua ultima nuvola di mortalità e gli si presenti il sommo piacere direttamente. Abbiamo 2 settimane davanti durante le quali potete pregare per Dante. Sì, perché stavo per dire, purtroppo non leggeremo l'ultimo canto così, diciamo, di seguito come di solito facciamo, ma forse è provvidenziale che il giorno della Vergine ci sia in mezzo. Possiamo forse crescere per meritare quell'ultimo canto che leggeremo il 15 dicembre. Lo rileggiamo allora? Affetto al suo piacere, quel contemplante libero ufficio di dottore assunse e cominciò queste parole sante.
La piaga che Maria richiuse unse, quella che è tanto bella dai suoi piedi, è colei che la perse, che la punse. Nell'ordine che fanno i terzi sedi, siede Rachel di sotto da costei con Beatrice, siccome tu vedi. Sara e Rebecca, Judith, colei che fu bisava al cantor che per doglia del fallo disse miserere mei, puoi tu veder così di soglia in soglia giù di gradar, com'io che a proprio nome vo per la rosa giù di foglia in foglia. E dal settimo grado in giù, siccome in fino adesso succedono ebree, dirimendo del fior tutte le chiome, perché secondo lo sguardo che fe la fede in Cristo, queste sono il muro a che si parton le sacre scalee. Da questa parte onde il fiore è maturo di tutte le sue foglie, sono assisi quei che credettero in Cristo venturo. Dall'altra parte onde sono intercisi di voti semicirculi, si stanno quei che a Cristo venuto ebber li visi. E come quindi il glorioso scanno della Donna del Cielo e gli altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno, così di contra quel del gran Giovanni, che sempre santo il deserto, il martiro sofferse, e poi l'inferno da 2 anni. E sotto lui così cerner sortiro Francesco, Benedetto e Agostino, e altri fin qua giù di giro in giro. Or mira l'alto provveder divino, che l'uno e l'altro aspetto della fede ugualmente empierà questo giardino. E sappi che dal grado in giù che fiede a mezzo il tratto le due discrezioni, per nullo proprio merito si siede, ma per l'altrui con certe condizioni, che tutti questi sono spiriti asciolti prima che avesser vere lezioni. Ben te ne puoi accorger per li volti e anche per le voci puerili, se tu li guardi bene e se li ascolti. Or dubbi tu, e dubitando sili, ma io ti scioglierò il forte legame in che ti stringono i pensier sottili. Dentro all'ampiezza di questo reame, casual punto non pote aver sito, se non come tristizia o sete o fame, che per eterna legge è stabilito quantunque vedi, sì che giustamente ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente a vera vita non è sine causin tra sé qui più o meno eccellente. Lo regge per cui questo regno pausa in tanto amore, in tanto diletto, che nulla volontà è di più ausa, le menti tutte nel suo lieto aspetto creando, a suo piacer di grazia dota diversamente, e qui basti l'effetto. E ciò espresso e chiaro vi si nota nella scrittura santa in quei gemelli che nella madre ber li raccommota. Però, secondo il color di capelli, di cotal grazia l'altissimo lume degnamente convien che s'incappelli. Dunque, senza mercé di lor costume, locati son per gradi differenti, sol differendo nel primiero acume. Bastavasi nei secoli recenti con l'innocenza per aver salute, solamente la fede di parenti. Poi che le prime età di fuor compiute, convenne ai maschi all'innocenti penne per circuncidere e acquistare virtute. Ma poiché il tempo della grazia venne, senza battesimo perfetto di Cristo, tal'innocenza laggiù si ritenne. Riguardo mai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo. Io vidi sopra lei tanta allegrezza piover portata nelle menti sante create a trasvolar per quell'altezza, che quantunque io avea visto davante, di tanta ammirazione non mi sospese né mi mostrò di Dio tanto sembiante. E quell'amor che primo lì discese, cantando Ave Maria grazia plena, dinanzi a lei le sue ali distese. Rispose alla divina cantilena da tutte parti la beata corte, sì che ogni vista sen fè più serena.
Santo Padre, che per me comporta l'essere qua giù, lasciando il dolce loco nel qual tu siedi per eterna sorte? Qual è quell'angel che con tanto gioco guarda negli occhi la nostra regina, innamorato sì che par di fuoco? Così ricorsi ancora alla dottrina di colui che avveliva di Maria, come del sole stella mattutina. Ed elle a me, baldezza e leggiadria, quant'esser può in angelo e in alma, tutta è in lui, e sì volem che sia, perché egli è quelli che portò la palma, giuso a Maria, quando il figliol di Dio carcar si volse della nostra salma. Ma viene omai con gli occhi, siccom'io andrò parlando, e nota i gran patrici di questo imperio giustissimo e pio. Quei due che seggon lassù più felici per esser prompi quinsime ad Augusta, son d'esta rosa quasi due radici. Colui che da sinistra le s'aggiusta è il padre per lo cui ardito gusto l'umana specie tanto amaro gusta. Dal destro vedi quel padre vetusto di Santa Chiesa a cui Cristo le chiavi raccomandò di questo fior venusto. E quei che vide tutti i tempi gravi, pria che morisse della bella sposa che s'acquistò con la lancia e col clavi, siede lunghesso e lungo l'altro posa, quel duca sotto cui visse di manna la gente ingrata, mobile e retrosa. Di contrapietro vedi sedere Anna, tanto contenta di mirar sua figlia, che non muove occhio per cantare Osanna. E contro al maggior padre di famiglia siede Lucia che mosse la tua donna quando chinavi a rovinar le ciglia. Ma perché il tempo fugge che t'assonna, qui farem punto come buon sartore che com'elia del panno fa la gonna. E drizzeremo gli occhi al primo amore, sì che guardando verso lui penetri quant'è possibile per lo suo fulgore. Veramente, ne forse tutta retri movendo l'ali tue, credendo oltrarti, orando grazia conven che s'impetri, grazia da quella che puote aiutarti. E tu mi seguirai con l'affezione, sì che dal dicer mio lo cor non parti. E cominciò questa santa orazione. Grazie Grazie. dell'attenzione, ci vediamo il 15 dicembre per finire.